Riccardo Milani, come un gatto in tangenziale 2, ritorno a Coccia di Morto. La prima domanda è: intanto perché un sequel? Ma perché volevamo raccontare il seguito della spaccatura del paese. Questa era fondamentalmente l'intenzione del primo film e anche di questo film, perché l'abbiamo scritto in un periodo molto complesso per il nostro paese e per un certo periodo di tempo piuttosto breve abbiamo rivisto compattezza, cioè il paese si è unito, no, contro un virus che da qualche parte, insomma, no, era arrivato e ci ha condizionato pesantemente la vita. I primi tempi è stato anche bello, anche, come dire, emotivamente e culturalmente bello e importante vedere un paese così compatto. Dopo un paio di settimane questa compattezza si è sbriciolata, purtroppo, e devo dire anche sotto i colpi dell'incitamento alla divisione, insomma, così. Se questo film è stato fatto, e questo vale anche per il film precedente, è perché in qualche modo io sogno e sogniamo, noi che l'abbiamo scritto, un paese più compatto, un paese che possa ritrovare temi comuni anche su fronti diversi, su classi sociali che spesso hanno poco in comune. E, rispetto appunto ai professionisti della intolleranza tra classi sociali, loro sono una specie di antidoto, Monica e Giovanni, sono due personaggi che cercano invece di superarle queste divisioni, e trovare dei punti in comune, c'è un'attenzione sociale, ecco, c'è quasi un affetto, perché questo è possibile, semplicemente questo, cioè una lezione che credo possa e debba arrivare da tutto questo periodo è che la compattezza risolve i problemi, la divisione li esaspera. E posso dire, questo secondo film fa più ridere del precedente, fa più ridere del primo, però ho trovato una cosa, non so se insomma ho visto giusto e puoi condividerla con me questa riflessione, è ancora più marcata, no, la differenza tra i due mondi, perché qui mettiamo proprio in evidenza, diciamo adesso senza svelare troppo, però insomma la situazione restrittiva, chiamiamola così per non fare troppo spoiler, no, di Monica rispetto a questo progetto aperto, culturale, invece di Giovanni, quindi ho trovato molta più differenza, più, come dire, più espressione di differenza tra questi due mondi, e quindi ancora più bello il fatto che poi trovino comunque un punto d'incontro. Non so se era questo che volevi fare. Ma non solo, questa era l'intenzione. Poi quando i problemi diventano più seri è il momento di riderci ancora di più, insomma, questa è stata un po' la, perché questo vogliamo fare, questo è il nostro modo di raccontare le cose, questo è il mio modo di fare i film, quindi e amo raccontare il mio paese non nascondendolo, ma anzi mettendolo in evidenza anche nelle lacerazioni, nei momenti più complicati, come è stato questo. E più la cosa si fa drammatica e più ci viene voglia però di trovare, come dire, no, una chiave divertente e popolare che dia un po' il sapore dell'inclusione, non dell'esclusione. Cioè, penso che riuscire a fare un film che arriva in qualche modo alle persone che la pensano diversamente da me sia il successo più importante, cioè se io riesco a dire delle cose in qualche modo, no? E questo è anche scomodo, perché, come dire, è più comodo fare un film con cui tutti poi, no, trovo il mio mondo, no, d'accordo, eccetera. Io penso che lo sforzo vada fatto per tentare di parlare e arrivare alle persone che la pensano in maniera diametralmente opposta alla mia, insomma.